C'è una proliferazione di portali su Bliss e con essa un enorme buco del tessuto spazio-temporale. Un passaggio diretto nello spazio Varelsi. Se si stabilizza, Solus sarà conquistata in poche ore. Priorità massima, gente. Dobbiamo riuscire a chiudere il portale. Ciao a tutti, sono Alexander Dario. Bentrovati su Battleborn. Questa è la seconda missione della campagna single player, ovvero il limite del vuoto. Io l'ho già giocata un paio di volte e ho giocato sempre usando Isik. Ve lo ricordate dall'ultima missione? Ecco, ebbene, adesso possiamo usare lui. Come potete vedere, ha fatto un restyling del suo corpo meccanico. Io l'ho già provato un paio di volte e mi trovo abbastanza bene, devo dire, con questo personaggio. Allora, iniziamo la nostra missione. Questo è il solito video introduttivo, credo che... Purtroppo non si può saltare, quindi credo che serva anche a mascherare il caricamento, semplicemente. E questo è il nostro protagonista di oggi, Isik. Eccoci qua, saliamo subito di livello e poi lasciamo parlare Cleese. Scusate per la scarpinata, ma credetemi, è meglio procedere a piedi. I portali Varelsi di questa grandezza hanno strani effetti sull'IA e... Oh no, il portale si espande! Reggiti forte, Nova! Come vedete, Nova ha qualche problemino di intelligenza artificiale pure lei, poverina. Ha un po' perso il controllo. Accidenti, Nova! Almeno cerca di volare dritto! Certo, tutto ok. Raggiungete il deposito rifornimenti e ripulite il punto di consegna. Poi cominceremo questa missione suicida. Chiudere quel portale prima che peggiori. Allora, Isik come personaggio ha questo braccio meccanico che spara a ripetizione, non ha bisogno di ricaricarsi. Ed è molto comodo. In più, usando il tasto destro possiamo attivare uno scudo che ci difende un pochino. E questo invece è l'altro scudo, ovvero la prima delle abilità di Isik, che si attiva con la Q. Ho visto, ho verificato nelle due o tre partite che ho fatto, che colpendo i nemici alla testa li facciamo fuori molto più rapidamente. Quindi bisogna cercare di essere un po' precisi nel colpirli. Tanto saliamo un altro livello e andiamo avanti giù di qua. Adesso vi faccio vedere anche l'altra abilità, eccola, è un jump, un salto, un teletrasporto quasi. Noi possiamo scegliere dove atterrare, chiaramente mentre si è in fase di azione è un po' complicato riuscire a puntare esattamente dove si vuole andare. E mi sono reso conto solo pochissimo tempo fa che durante il jump tutti i nemici che sono lungo la nostra traiettoria vengono attraversati da noi, subiscono danno. È molto comodo per eliminare i nemici, quelli più debolucci, che magari arrivano a ondate. Facendo un jump li spazziamo via praticamente tutti in un colpo solo. Intanto ho già perso gli scudi e mi sa che tra poco moriremo anche se non faccio un po' attenzione. Non è che c'è della vita extra qua, no, mannaggia. Però gli scudi extra non mi dispiacciono. Allora, saltiamo giù di qua e distruggiamo quel cristallone che è il controllo della nostra del portale, diciamo, da cui dovevamo entrare. Ecco, infatti si è aperto. Quella piattaforma sarebbe perfetta se non ci fossero degli Egenerate tra i piedi. Fateli fuori e liberate la strada per Nova. Ecco, mi sa che adesso moriremo, perché questi tizi con lo scudo e la lancia sono veramente ostici e io sono abbastanza bloccato in un angolino, non riesco a uscire. Ecco, ecco, sì, mi sa che questa volta muoio. Eccolo lì, infatti. Lo sapevo. L'avevo capito nel momento in cui mi sono reso conto che mi ero chiuso nell'angolino, perché mi è già successo l'altra volta e non è andata diversamente, purtroppo. Avrei potuto forse usare l'abilità del jump un pochino meglio, perché in effetti l'ho usata ma veramente male e quindi non è servita allo scopo di salvarmi la vita, purtroppo. Allora, passiamo di qua. Muori subito. Un paio di critici, vedete che colpendolo in testa gli si dà subito colpo critico. Se non sbaglio qua sopra, esatto, qua c'è la piattaforma da attivare
che attiva le due braccia meccaniche, vedete? Si stanno muovendo. Però scusate, non riesco a farvelo vedere perché intanto siamo presi di mira. Ecco fatto. Ok, le braccia meccaniche hanno fatto il loro lavoro. E adesso noi dovremo solo ammazzare tutti sti tizi in modo da aprire la prossima porta. Diciamo che le voci, i commenti che fa Isaac durante gli scontri non, sono un po' ripetitivi per certi versi. Quando subisce danno molto spesso l'ho sentito dire aia, 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 insomma sembra un disco rotto. Allora, ecco, intanto vediamo di sistemare sto... Perché è immune? Come è immune? Ah ecco, no, adesso sta subendo danno. Ok, mi stavo già iniziando a preoccupare. Di nuovo senza scudi e senza vita. Devo aspettare un attimo qua al riparo, che ecco, si stanno ricaricando. Questo è lo scudino che attiviamo con il tasto destro. Ammazziamo sti tizi e voilà. L'unica cosa è che finché non ammazziamo quello laggiù in fondo non riusciremo ad andare avanti, quindi ecco, vediamo di accelerare un po' la sua dipartita. Mazza quanto siete ostici. Perché è immune? Ecco, mi sono distratto per cercare di ammazzare lui e non mi sono accorto che stavo morendo io invece. Porco Giuda. Vabbè, abbiamo ancora 4 vite. Intanto approfittiamone per salire di livello. E ne approfitto per dire che secondo me, visto ormai le partite che ho fatto, questo sistema di salire di livello non mi piace. Cioè non funziona tanto bene. Perché adesso siamo, intanto magari mi attivo anche il robottino così mi dà una mano. Adesso siamo in single player e quando lo attiviamo si rallenta il tempo. Però intanto quello che c'è attorno a noi continua a succedere, quindi se ci stavano attaccando subiamo danni. Io mi domando come l'hanno risolto questo inconveniente nel MOBA vero e proprio, ovvero nelle sfide 5 contro 5. Non puoi rallentare il tempo perché ci sono altri giocatori in carne ed ossa. Quindi secondo me il fatto di dover aprire... esplodi, che così mi liberi da loro. Il fatto di dover aprire una finestra a parte per il leveling è molto scomodo. Cioè, dopo un po' di esperienze posso dire che non mi piace molto. E finisce che ci ritroviamo a dover livellare magari o quando siamo morti o a dover resistere fino a che non troviamo un attimo di calma. E magari invece quel livello in più faceva comodo. Sono felice che siate qui perché significa che posso fare le due cose che preferisco. Assicurare la vittoria ai benefattori dell'Imperium e uccidere i miei nemici. Entrate. Gran distrutto, sono divertito. E meno male che lui è divertito. Io sto tribolando un po' più del previsto, devo ammettere. Cioè, la prima volta non so perché era andata molto più liscia la missione. Ho assolutamente bisogno di trovare un po' di vita perché sennò, ragazzi, non so se ce la facciamo ad andare avanti. Sì, le sfere rosse sono una vita extra, ragazzi. Non ve l'ho detto la prima o l'altra volta. Tanto vediamo di saccare questo che è veramente fastidioso. Dai. Ok, mi sa che ce la facciamo. Oddio, sto morendo. Ah, meno male, non me ne ero accorto che ero di nuovo messo male così. Ok, attiviamo subito il portale così la nostra astronave può scendere. Intanto saliamo anche di livello. Potrei uccidervi ora. Sapete cosa? Credo proprio che lo farò. Addio, bastardi. È un Viper! A terra! Nix, portami i loro cuori. E qui arriva il mini boss di turno. Thank you.
Allora ragazzi, questo mini boss è molto fastidioso. Io l'ho già sperimentato purtroppo sulla mia pelle, ha un mitragliatore che ci devasta perché è un mitragliatore a energia a ripetizione tipo quello di Montana, ma guardate i nostri scudi, cazzarola quanto sono già scesi. Mi sa che morirò molto presto perché ero già partito con pochissima vita e infatti. Era prevedibile purtroppo. Ci distrugge proprio. Non c'è verso, non c'è verso. L'unica cosa che posso fare è ricambiare i suoi colpi con i miei. Per fortuna non sembra essere immune ai nostri attacchi, però se non tengo sempre attivati gli scudi, ecco adesso. Quella carica mi ha fatto evitare il suo sbalzo, porca miseria. Ecco, quando fa così che deve fermare gli spari è il momento migliore, secondo me, per attaccarlo. Se no conviene sempre tenersi in movimento. Caspita, sto di nuovo morendo. Ecco, attiviamo lo scudo un attimo e bersagliamolo più possibile in testa, che così gli facciamo qualche critico. Che strano che non ci sta sparando. Ah, però ci ha mandato contro. Ho visto, mi sa che c'è qualche sottoposto, mettiamola così. Vediamo di sistemare loro. Così intanto gli scudi si sono già ricaricati. Ah no, eccolo qua. Caspita, non l'avevo visto questo. Allora, prendiamo un po' di power up. Questi hanno una bomba sulla schiena, quindi prima li facciamo fuori e meglio è. Riattivo gli scudi. Ma forse ce la facciamo, ragazzi, a non morire. Perché vedo che anche la sua vita è scesa già abbastanza. Una sfera di vita, grazie al cielo, ragazzi, ci voleva qualche punto vita in più. Allora, facciamo rigenerare gli scudi. Ah, distruggiamo sti affari che non ho ancora capito se rigenerano i nemici o se ne fanno arrivare degli altri. Quindi comunque in un caso o nell'altro. Prima li distruggiamo e meglio è. Guardate quanta gente c'è già. Facciamoli fuori con la spazzata, con la nostra carica, mettiamola così. Però guardate la nostra vita. Ammazzare quei tizi è servito a rigenerare praticamente quasi tutta la barra della vita, per fortuna. Quindi forse dovremmo riuscire a far fuori il mini boss. Eccolo. Ancora un po' di colpi e dovrebbe venire. Che sta facendo? Ah, si sta caricando. Oh oh oh, caspita. Sì, sparami, sparami. Io continuo a muovermi e dovresti morire prima che muoia io. Spero, oddio. Se non attivavo gli scudi mi sa che non ce la facevo mica. Dobbiamo atterrare il dispositivo letale. Ecco a voi il lupo, una sentinella modificata. La bomba sulla sua schiena dovrebbe creare una grossa esplosione in grado di far collassare il portale Varelsi. Lo ucciderà, ma beh, non gli importa. Lo garantisco. Avanti, accendetelo. Ok, prima di attivare Lupo però fatemi salire di livello. Prendiamo questo qua e questo ragazzi è Lupo. Unità Lupo attiva, diagnostica d'avvio. Protocolli di autoconservazione stranamente assenti. Oh, stai benone. Sono un effetto collaterale dei limitatori che ho installato per proteggerti dagli effetti del portale. Sei pronto alla lotta? Signore, io sono nato lotta. Io sono nato lotta, non io sono nato pronto. Oddio, che stupidità. Allora, praticamente adesso inizia una fase della missione in cui noi dobbiamo scortare Lupo fino al portale quello alieno. Ovvero fino alla fine della missione noi dovremmo assicurarci che lui non muoia. Immaginabile che potete potenziare mentre vi fate strada verso il portale. Usateli. Il canale che alimenta quel campo di forza deve essere vicino. Trovatelo e distruggetelo, ma tenete d'occhio la sentinella. L'unità lupo è sotto attacco. Difendetela. In realtà l'unità lupo se la cava benissimo da sola, io ho notato che non è che perda così tanta vita. Vita, oddio, non è che subisca tanti danni, perché parlare di vita per un robot forse non ha tanto senso. Quindi io la lascio per i fatti suoi e vado ad attivare mi viene da dire sempre portale perché so che la fine della missione è verso un portale. Abbiate pazienza, ragazzi.
Ecco. Ma il mio lessico ogni tanto va a farsi benedire. Distruggiamo quel coso così il nostro robottino Gente, può passare. Mi stanno conciando per le feste. Ok, adesso non mi resta che tornare di sotto così torni. Ah già, c'è anche questo da attivare. Non me ne ero completamente dimenticato. Allora, ecco fatto. Benissimo, scendiamo. E direi che visto quanto si è dilungata la missione, io potenzio il robottino sapendo cosa siamo per andare incontro. Do il benvenuto a Ivar Elsi. E vi do appuntamento alla seconda parte di questa missione. Ciao ciao!